Paschali laudes, immolent Christiani. Agnus Redemi tobes, Christus innocens Patri, reconciliavi peccatores. Mors et vita duello, conflict sere mirando, dux vide mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis in invia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus vespera, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, amor puris vere. Tu nobis victor rex, miserere. Gesù Cristo, siamo qui felici in attesa dell'acqua, speriamo che piova, così la Via Cruci ha più meriti naturalmente. Siamo al primo sabato di aprile, tempo di Quaresima, tempo che ci porterà a vivere il venerdì della Passione e la Pasqua di Risurrezione, avvenimenti che si possono vivere solo con la grazia della fede. Quella fede che ci è stata donata dal Padre e che noi abbiamo il dovere di conservare viva con la preghiera e la penitenza. Ricordo che la Via Cruci che percorreremo alle 9 di sera di Venerdì Santo verrà fatta con la statua di Gesù che verrà deposta nel sepolcro che si trova alla 14ª stazione. E faremo una Via Cruci ricordando e meditando la tremenda sofferenza della Madonna che alle 3 del pomeriggio ha visto torturare e uccidere suo figlio. Sotto la croce, mentre Gesù immolava la sua vita per aprirsi le porte del paradiso, lei immolava il suo spirito per essere corredentrice di quei figli che stavano uccidendo il suo Gesù. Figli che Gesù le consegnava perché ne avesse cura.
e che lei abbia cura dei suoi figli, lo possiamo vedere anche qui a San Martino, dove apparsa per quasi 20 anni, per avvicinarci, per avvisarci dei pericoli che stavano per arrivare. Se non avremmo intrapreso la strada della conversione, ma i suoi figli non l'hanno ascoltata. Al contrario, hanno dichiarato guerra a Dio, emettendo leggi contro le leggi di Dio. Il mondo sta impazzendo, ma non si può scherzare col Signore. Il risultato comincia ad essere chiaro. E la mamma nostra, Mamma Celeste, ci dicevi un messaggio: pregate perché non sia derisa la mia chiamata, perché non sia castigata questa terra. E noi non solo abbiamo deriso la sua chiamata, ma siamo stati ancora più bravi e abbiamo dichiarato guerra. Abbiamo sfidato Dio. E con Dio non si scherza. Preghiamo per la sua misericordia. Ma noi siamo qui. Siamo qui perché siamo innamorati della nostra Mamma Celeste. Sappiamo che lei si aspetta qui ogni giorno per percorrere questa Via Cruci con lei. Quindi è una grandissima grazia. Mettiamo tutto nelle sue mani. Lei ha detto addirittura: questi posti, questi luoghi saranno preservati. Quindi veniamo qui con fede. Sappiamo che lei ci prende per mano, ci accompagna lungo il percorso, e se facciamo questa Via Cruci con devozione, come lei ha chiesto, e non possiamo non farla con devozione, visto che lei ci accompagna, noi, con la nostra preghiera, manderemo molte anime dal purgatorio in paradiso. E ora adesso nel raccoglimento, in due file, una a destra e una a sinistra, per mantenere le regole che sono in corso, vogliamo dare inizio alla nostra Via Cruci e diciamo tutti assieme: andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Mio Salvatore e mio Dio, eccomi ai tuoi piedi, pentito di tutti i miei peccati che sono stati la causa della tua morte. Fammi la grazia di accompagnarti nella via dolorosa per meritare il tuo perdono e la tua grazia. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Dice Maria: in 100 parti sto intervenendo in tutto il mondo, in questo momento, ma gli uomini non credono e sono lontani da Dio.
credete, credete per coloro che non credono. Questa indifferenza del mondo fa male al Padre. Non lasciatevi ingannare dal maligno. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. L'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa. Egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Ti adoro, Gesù, che subisti per mio amore la condanna a morte. Per i tuoi meriti ottienimi di essere liberato dalla morte eterna. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater nostro, quel sinceri, santificetto nomen tu, advenia regnum tu, fia voluntas tua, secut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, e dimite nobis de vita nostra, sicut nos dimitibus de vitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se te libera nostra malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Dice Maria: cari figli, solo la vostra grande fede vi porterà a Dio. Io vi indico questa strada e voi la indicherete a tutti. Nella fede, l'amore, la carità, la gioia. Figli miei, non discutete sulla fede, ma la fede si vive. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve re dei giudei. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Ti adoro, Gesù, caricato per amore mio del peso della croce. Ottienimi di portare la mia per amore tuo.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa che avvampi il cuore mio nell'amare Cristo Dio, sì che a Lui mi assimili. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona. Regina dell'amore, madre della vita, prega per noi. Nel secondo mistero doloroso contempliamo Gesù e flagellato la colonna. Pater nostro, che sei in cieli, santificato non tu, advenga il regno tu, fia volontas tua, sicut in terra. Pace nostro, Padre nostro quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Amen. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta sotto il peso della croce. Dice Maria, figli cari, cari figli, allontanate ogni dubbio che nella fede vi ostacola il cammino. Ostacolate, ascoltate lo Spirito di Dio che è in voi. Aperitevi al suo richiamo. Sappiate cogliere in ogni momento la vostra vita, il dono che Lui vi fa. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Egli porterà il diritto alle nazioni, non griderà né alzerà il tono, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, proclamerà il diritto con fermezza. Ti adoro, Gesù, caduto sotto la croce per il peso dei miei peccati, per i tuoi meriti, fa che mi alzi prontamente da ogni caduta. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per le colpe delle genti, tu vedevi nei tormenti, il Figlio al percuotere. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra la sua Santissima Vergine Madre. Dice Maria, figli cari, quando vi sarete staccati dalle cose del mondo, allora possederete la vera fede. Sarete in Dio e Dio in voi. Non potete chiamarvi cristiani accumulando le cose del mondo. Sarà il Padre a darvi tutto, ma quando non avrete nulla. Ascoltatemi, figli miei. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù. Lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ti adoro, Gesù. Addolorato per le sofferenze della tua Santissima Madre, fa che io sempre ricorra fiducioso a lei. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una spada tesemente, tenerissima e dolente, trapassava l'anima. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amo. Gesù mio. Regina dell'amore, madre della vita, prega per noi. Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù, incoronato di spine e condannato a morte. Pater nostro, i sinceri, santificato nomen tu, advenia regnum tu, fia volontas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostro quotidiano nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitibus debitoribus nostris, e te nostri inducas in tentazione, se te libera nostra malo. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Dice Maria, Gesù dalla croce toglierà le vostre croci. La vostra fede vera vi salverà. Beate voi, figli miei, che seguite con fede i miei richiami. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre lo conducevano verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, incontrarono un uomo di Cirene, un certo Simone, padre di Alessandro e di Rufo, e lo costrinsero a portare la croce dietro Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico leggero. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Ti adoro, Gesù, mentre accetti umilmente l'aiuto del Cireneo, dammi grazia di amare l'umiliazione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Santa del Signore, fortemente dentro il cuore, le sue piaghe infliggimi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto a Gesù. Dice Maria, incominciate voi, figli miei, a staccarvi dalle cose materiali. Date esempio a tutti di vera fede. Troppi sono coloro che hanno imboccato la strada dell'errore, cercando un nuovo Dio. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti e i re davanti a lui chiuderanno la bocca. Non ha apparenza per attirare i nostri sguardi. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Ti adoro, Gesù, mentre imprimi il tuo volto adorabile nel bianco lino, degnati di imprimere il tuo divino anche nell'anima mia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con il Figlio tuo ferito, che per me tanto ha patito, dividian gli spasimi. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, preservati dal fuoco dell'inferno, porta in giro le anime, mentre della tua Regina dell'amore, madre della vita, prega per noi. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta sotto il peso della croce. Dice Maria, la fede, soltanto la fede può dare agli uomini il vero senso della vita. Questa fede ha contraddistinto i santi e li ha resi capaci delle più grandi virtù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce. Il giusto mio servo giustificherà molti. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Ti adoro, Gesù, sofferente nella tua seconda caduta. Ottienimi di non lasciarmi prendere dalla sfiducia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto triste, quanto afflitta, eri o madre derelitta, presso l'unigenito. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la pesante croce. Pater nostre, quae sinceri, santificetto nomen tu, advenia regnum tu, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano, a nobis hodie, e dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittibus debitoribus nostris, et e nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottava stazione. Gesù consola le pie donne di Gerusalemme. Dice Maria, a voi che pregate, schiere di angeli vi attorneranno per non lasciarvi soli. Satana non si avvicinerà a voi, figli miei, poiché con Maria innalzate il nome di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre conducevano Gesù al Calvario, lo seguì una gran folla di popoli e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del secco? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e tu non hai voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti adoro, Gesù, e ti supplico di concedermi un vero dolore dei miei peccati, solo causa di tanto tuo tormento. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi alle lacrime non cede, Madre Santa, se ti vede, in supplizio gemere. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, di Dio per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta sotto il peso della croce. Dice Maria: figli miei, io vi chiamo affinché torniate alla fede. Vi amo
e vi desidero, e desidero la vostra salvezza, figli cari. Preoccupatevi sì anche voi di vostri figli, ma soprattutto della salute spirituale. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato la morte. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ti adoro, Gesù, nella umiliazione della tua caduta. Fa che ad ogni mia sconfitta mi getti prontamente tra le braccia del tuo amore per essere risollevato. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, per i secoli. Amen. Stavio madre dolorosa, alla croce lacrimosa, con il Figlio vittima. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime. Nella tua misericordia, Regina dell'amore, Madre della vita, prega per noi. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Dice Maria, figli miei, la vostra fiducia nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo diventi certezza. Fidatevi, pregate e sarete in molti a formare le schiere di Maria. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura, un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. E i soldati fecero proprio così. Ti adoro, Gesù, nella tua umiliazione, nel tuo dolore, concedimi un profondo amore alla mortificazione. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finché vita in me rimanga, con te madre fa che io pianga, di Gesù il patibolo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nel quinto
questo mistero doloroso contempliamo Gesù che muore in croce per la salvezza dell'umanità. Pater noster, quel sincero, santificato nomen tu, advenia regnum tu, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro, un quotidiano, la nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sic da nos dimitibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentazione, se te libera nostra malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Dice Maria, figli miei, il Padre vi premierà perché lo onorate nel mondo con la vostra fede. Istruitevi ogni giorno per dare al mondo la verità. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Uno dei malfattori lo insultava, ma l'altro lo rimproverava. Poi rivolto a Gesù disse, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Poi vedendo la madre e là accanto il discepolo che egli amava, disse la madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi disse il discepolo, ecco la tua madre. Dopo questo, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura, ho sete. E dopo aver ricevuto l'aceto disse, tutto è compiuto. Ti adoro, Gesù, che per mio amore hai voluto subire i tormenti della crocifissione. Fa che anch'io crocifigga le mie passioni per amore tuo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla croce insieme stare, nel tuo pianto me associare, madre mia desidero. Santa madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria e lode, onore ti canta, ogni lingua e ogni cuore. Dodicesima stazione. Gesù agonizza e muore sulla croce. Dice Maria, figli miei, la fede è una grazia che viene nutrita con la forza della preghiera e conservata con la costanza nella stessa. In questo tempo di straordinaria grazia per voi, per la Chiesa, si manifesta anche la grande confusione degli spiriti, si manifesta nella frattura della fede e la diffusione di false rivelazioni. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Altri dicevano: vediamo se viene Elia a salvarlo. Poi, gridando a gran voce, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ed emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, pensando a quanto era accaduto, se ne tornavano, percuotendosi il petto. Ti adoro, Gesù, morente per me. Concedimi di non sciupare i tuoi meriti, ma di aiutare i miei fratelli a purificarsi nel tuo sangue prezioso. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen. Tu vedevi nel dolce nato, un moribondo desolato, esalar lo Spirito. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce in grembo alla madre. Disse Maria: figli miei, chi pecca contro la fede giudica se stesso e si investe della più grande responsabilità. Si vendono al maligno seminando confusione in mezzo al popolo credente. Figli miei, io vi invito con tutti i miei richiami a mettere in pratica il Vangelo, vivendolo, diffondendolo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Era il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe al primo e poi all'altro, che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ti adoro, Gesù, deposto nel grembo di Maria, concedimi di spogliarmi di ciò che ti dispiace e di farmi riposare con te fra le braccia della Vergine. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti accoravi e ti affliggevi, madre mia che vedevi il tuo figlio martire. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Regina dell'amore, madre della vita, prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium oste. Piccolo, ma voi fate parte di questo gregge. Se mi seguirete, questo piccolo gregge con Maria salverà la mia Chiesa con la certezza nella fede e con il coraggio dei santi. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e olli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Ti adoro, Gesù, e ti supplico di ottenermi che io possa seppellire tutti i miei peccati per risorgere con te. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Chi non soffre a contemplare te con Cristo spasimare nello strazio unanime. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo. Scenda, Signor, la tua benedizione su di noi tutti che abbiamo commemorato la morte di tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Vengano il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore,
Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Figlia prediletta dal Padre, prega per noi. Madre di Cristo, Re dei secoli, prega per noi. Gloria dello Spirito Santo, prega per noi. Vergine figlia di Sio, prega per noi. Vergine povera e umile, prega per noi. Vergine mite e docile, prega per noi. Serva obbediente nella fede, prega per noi. Madre del Signore, prega per noi. Cooperatrice del Redentore, prega per noi. Piena di grazia, prega per noi. Fonte di bellezza, prega per noi. Tesoro di virtù e sapienza, prega per noi. Frutto primo della redenzione, prega per noi. Discepola perfetta di Cristo, prega per noi. Immagine purissima della Chiesa, prega per noi. Donna della nuova alleanza, prega per noi. Donna vestita di sole, prega per noi. Donna coronata di stelle, prega per noi. Signora di bontà immensa, prega per noi. Signora del perdono, prega per noi. Signora delle nostre famiglie, prega per noi. Letizia del nuovo Israele, prega per noi. Splendore della Santa Chiesa, prega per noi. Onore del genere umano, prega per noi. Avvocata di grazia, prega per noi. Ministra della pietà divina, prega per noi. Aiuto del popolo di Dio, prega per noi. Regina dell'amore, prega per noi. Regina di misericordia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina della terra, prega per noi. Regina del cielo, prega per noi. Regina dell'universo, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, avi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Dio misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo, che onora la Beata Vergine Maria, tua serva, come madre e regina, e concedi a noi di servire te e i fratelli in questo mondo, per entrare nella dimora eterna del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo le intenzioni del Santo Padre il Papa, preghiamo. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostro quotidiano e dona nobis hodie, et libera nostra, misera nostra, et nostra ducas in tentazione, e libera nostra mano. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut era in principio, et nunc et sempre, ed in saecula saeculorum. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
O Santissima Madre di Dio e Madre della Misericordia, noi ci presentiamo dinanzi a Te e al Tuo Divin Figlio per tributarti i nostri ossequi, per lodarti e benedirti con tutto il cuore, e fa che sia illuminata la nostra mente, purificata l'anima nostra, infiammata la nostra volontà, affinché degnamente possiamo offrirti il presente omaggio della nostra servitù, a maggior gloria di Dio, ad onore tuo e a profitto delle anime nostre, e così sia. Preghiamo ora per tutta la Chiesa, per il Papa, i Vescovi, i nostri Vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, missionari. Preghiamo per tutto il popolo santo di Dio e per tutti i cristiani perseguitati a motivo della fede. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateli, o Maria, con quegli occhi di pietà, soccorreteli, o Regina, con la vostra santa carità. Preghiamo per tutti i governanti e per le autorità civili, perché facciano leggi giuste e sagge e rispettose dei comandamenti di Dio e impediscano tutto ciò che ad essi contrario. Preghiamo per questo perché sorga presto una nuova generazione di politici ispirati ai comandamenti di Dio. Preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in ogni cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateli, o Maria, con quegli occhi di pietà. Soccorreteli, o Regina, con la vostra santa carità. Preghiamo per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito. Preghiamo per tutti coloro che sono affidati alle nostre preghiere e per quanti ci stanno ascoltando attraverso i mezzi di comunicazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateli, o Maria, con quegli occhi di pietà. Soccorreteli, o Regina, con la vostra santa carità. Preghiamo anche per tutte le nostre famiglie. Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà, per il rispetto della vita e della stessa famiglia secondo il disegno del Creatore. Preghiamo per tutti i giovani e per le vocazioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateli, o Maria, con quegli occhi di pietà. Soccorreteli, o Regina, con la vostra santa carità. Preghiamo per tutto il nostro movimento mariano, Regina dell'Amore, per tutti i consacrati a Maria, i gruppi di preghiera, le sue missioni, le varie opere, per tutti coloro che vi lavorano. Preghiamo per tutti noi qui presenti. La Madonna ci aiuti tutti a diventare sempre più suoi fedeli collaboratori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, o Maria, con quegli occhi di pietà. Soccorreteci, o Regina, con la vostra santa carità. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione.
sia lodato Gesù Cristo. Ci troviamo ancora qui, la grazia del Signore ci ha chiamati anche oggi a condividere questo momento di preghiera insieme. Siamo in un certo senso a metà strada tra il 25 marzo, che abbiamo appena vissuto insieme, celebrato insieme, e il Triduo Pasquale, che verrà qui da qui a 15 giorni. Siamo in un certo senso a metà strada e quindi è anche giusto fare una sosta, per così dire, di preghiera, una sosta di spiritualità. E per fare questa sosta e per ritemprare il nostro spirito, come sempre vogliamo prendere in mano i messaggi della Madonna, di Maria, Regina dell'Amore, che non ha mancato mai di istruirci e di insegnarci come vivere e come affrontare anche i tempi che stiamo vivendo e che vivremo. Era il 17 aprile 1988. La Regina dell'Amore disse qui su questo monte: preghiamo e benediciamo il Padre. Figlio mio, come posso non richiamarvi continuamente per allontanarvi dai pericoli gravi che si avvicinano continuamente a voi? Le vostre anime, figli miei, le vostre anime. Troppe sono le anime divorate dal maligno. Griderai forte i miei richiami perché si fa tardi, figlio mio. Se fossi stata ascoltata anche dai miei sacerdoti, quando in tutte le mie apparizioni avvertii che si avvicinava questa azione diabolica del maligno che sta infestando l'umanità. Il lavoro ora è difficile. Non basta tenere unito il piccolo gregge, ma si corre alla ricerca dei lontani. Richiamerai al coraggio. Non siate complici con i distruttori dell'opera di Dio per non cadere sotto il giudizio. Ascoltatemi, ti benedico. Ecco, è inutile negare che queste parole sembrano dette per noi oggi, per i tempi proprio, per questi giorni, per queste settimane che stiamo vivendo. E la Madonna ci mostra inizialmente e subito tutto il suo amore materno. Come posso non richiamarvi continuamente per allontanarvi dai pericoli gravi che si avvicinano a voi? Come posso non chiamarvi e richiamarvi? Come posso non amarvi? Proprio perché vi amo, continuo a chiamarvi e a richiamarvi e a cercare di illuminarvi, di aprire i vostri occhi, perché vi accorgiate di tutti i pericoli che vi circondano e che molto spesso, senza magari che ce ne accorgiamo, ci legano mani e piedi. Ma attenzione, di quali pericoli sta parlando qui la Madonna? Certo, ne abbiamo tanti pericoli materiali, tanti pericoli quotidiani, certo, ma la Madonna fa capire subito di quali pericoli ci parla. Sono pericoli invisibili, sono pericoli che non sempre riusciamo a decifrare. Le vostre anime, figli miei, le vostre anime, eccoli i pericoli, carissimi, le nostre anime, eterne, eterne le nostre anime. Se le perdiamo qui, le perdiamo per sempre le nostre anime, non c'è più possibilità di recuperarle se le perdiamo eternamente. Questo pellegrinaggio terreno dice tutto, questo pellegrinaggio terreno è per noi la scelta che facciamo, per l'eternità beata o per una eternità dannata. Tutto ci giochiamo su questa terra. E allora la Madonna è spaventata, le vostre anime, figli miei, le vostre anime che io vedo in pericolo. Certo, noi siamo qui oggi, tanti di noi frequentano questi luoghi da tantissimi anni. Per carità, non bastano 100.000 rosari, 50.000 via crucis, 50.000 comunioni, non bastano se poi la vita non cambia, chiaro che non bastano, lo sappiamo. Ma se siamo qui vuol dire che qualcosa o qualcuno meglio ci ha chiamati anche oggi, nonostante il freddo, nonostante il maltempo, ci ha chiamati anche oggi e continua a chiamarci. È un qualcosa che sentiamo dentro di venire qui in questi luoghi per ascoltare la parola del Signore e per chiedere alla Madonna oggi più che mai: liberaci dai pericoli. Sono tanti i pericoli. Tutti dobbiamo lavorare e lottare ogni giorno per rimanere in grazia, perché sapete, non è che una volta che siamo in grazia siamo sicuri di esserlo per sempre. Nemmeno il Papa può essere confermato in grazia ogni giorno, anche lui deve lottare ogni giorno per rimanere in grazia, e così un vescovo, un prete, ciascuno di noi. Dobbiamo lottare ogni giorno per rimanere nella grazia di Dio, ed è questa la cosa più importante oggi.
le vostre anime, figli miei. Questo non possiamo non sentire questa frase come un appello forte che la Madonna fa, preoccupata, preoccupata. E se è vero come è vero che in un altro messaggio la Madonna ha quantificato queste anime come milioni, milioni di anime che rischiano di perdersi per sempre, dirà il 15 agosto del 99, se è vero questo, carissimi, ecco, e non possiamo dire che non è vero perché l'ha detto la Vergine, allora vuol dire che il pericolo è talmente grande che potrebbero essere molte anime travolte improvvisamente senza avere il tempo di salvarsi. È una catastrofe se dovesse accadere, perché come diceva la Vergine Santa, anche un'anima sola che si perde è una catastrofe davanti a Dio. E quindi pensiamo se sono milioni queste anime che magari travolti, ripeto, da eventi improvvisi non avessero il tempo di salvarsi, di chiedere perdono a Dio. E questo è un appello che dobbiamo fare anche a noi stessi, naturalmente, per poter in un certo senso essere testimoni anche per gli altri, di richiamo alla salvezza. E carissimi tutti, tra queste anime, permettetemi di dire che ci sono anche le anime in pericolo dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Voi direte sono innocenti, certo che sono innocenti, certo che non hanno colpa di quello che hanno trovato, perché l'abbiamo costruito noi, certo questo, ma diventeranno grandi anche loro, capaci anche loro di fare una scelta. E quando io leggo, come ho letto ieri, che i dirigenti della Disney, e chi di noi non è cresciuto con la Walt Disney, chi di noi nella televisione, i dirigenti della Disney hanno dichiarato apertamente che useranno i loro cartoni animati, d'ora innanzi, già lo stanno facendo, ma d'ora innanzi sempre di più, per creare una mentalità nuova nei giovani e nei nipoti. E quale sarebbe questa mentalità nuova? Quella a favore dei circoli e della cultura LGBT, per cui vedremo sempre di più cartoni animati dove personaggi femminili baceranno personaggi femminili, maschili che baceranno maschili. Ecco, questo, sempre di più la Walt Disney, dobbiamo stare attenti, carissimi, ai nostri figli e ai nostri nipoti, dobbiamo stare attenti, perché anche le loro anime oggi sono messe in pericolo. E d'altronde, come si può negare che il demonio desidera la distruzione dell'innocenza, soprattutto? Perché l'unica cosa che tiene ancora in piedi il mondo oggi è l'innocenza dei piccoli. È chiaro che il demonio la vuole distruggere questa innocenza, la vuole sporcare questa innocenza, e lo fa anche attraverso le cose più normali, quelle che per noi erano le più innocenti una volta, un cartone animato, la cosa più innocente che c'era, che esisteva. Adesso apertamente hanno dichiarato che useranno i loro cartoni animati per influenzare la mentalità dei giovani, dei figli, dei nipoti, in quella direzione, la direzione LGBTQ. Ma d'altra parte, carissimi, se voi legate questo fatto, questa dichiarazione, a un'altra che è stata fatta ieri da un alto prelato della Chiesa Cattolica, c'è veramente da mettersi le mani sui capelli. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco, ha rilasciato un'intervista in questi giorni e ha dichiarato che è ora, e spera che il sinodo che si è aperto l'anno scorso e che finirà nel 2024 prenda in mano la questione, è ora di cambiare il catechismo. È ora che il catechismo depenni la gravità morale dei peccati di omosessualità. Gli atti omosessuali non devono più essere considerati peccato. Questo lo dice un cardinale che vuol cambiare il catechismo, che vuol cambiare la dottrina. Finora si diceva cambiamo la pastorale, che poi questa influenza anche la dottrina naturalmente. Adesso apertamente qualcuno dice cambiamo la dottrina. In questo campo, cambiamo la dottrina, le persone sono le persone e siamo tutti d'accordo, ma gli atti devono essere tolti come atti peccaminosi, perché love is love, amore è amore, eccetera. Anche uomini di chiesa hanno assunto questo relativismo pazzesco, impressionante, carissimi tutti. Ecco allora, come siamo arrivati qui però? Io cito questi due fatti, per l'amor di Dio, potrei citare tanti altri. Come siamo arrivati qui? Lo dice la Madonna. Se fossi stata ascoltata, anche dai miei sacerdoti, quando in tutte le mie apparizioni avvertii che si avvicinava questa azione diabolica del maligno che sta infestando l'umanità, se fossi stata ascoltata. E lo sappiamo bene, perché siamo freschi da questa cosa, lo sappiamo bene. Cosa aveva chiesto la Madonna in tutte le sue apparizioni? Conversione, recita del rosario, aveva chiesto Fatima la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato.
Lo sappiamo, l'aveva chiesto. L'aveva chiesto nel 17, aveva ripetuto la richiesta nel 29, in una apparizione privata che la Madonna appunto fece a Suor Lucia, e poi nel 1930 e 31, siccome Suor Lucia l'ho scoperto in questi giorni, leggendo varie cronache di Fatima, Suor Lucia aveva anche dei colloqui intimi col nostro Signore Gesù Cristo, a un certo punto dice Gesù a Suor Lucia, siamo nel 1930, non accoglieranno la mia richiesta, come il re di Francia si pentiranno, e lo faranno, ma sarà tardi. Quindi qui capiamo due cose, non hanno ascoltato la mia richiesta quando io l'ho chiesta questa cosa, non hanno ascoltata questa richiesta, la faranno però, ma sarà tardi, la faranno tardi. Come il re di Francia. Cosa vuol dire il Signore con questo come il re di Francia? Non so se tutti voi sapete, forse ve l'ho detto ancora, che nel 1689, quindi parecchi secoli fa, Santa Margherita Maria Alacoque fu incaricata dal Sacro Cuore di Gesù, che le parlava attraverso il Santissimo Sacramento, di andare dal re di Francia, allora Luigi XIV, il re sole, colui che diceva sul mio impero il sole non tramonta mai, come dire, io sono vice di Dio. E questa umile suora andò dal re e gli disse: Gesù chiede che lei consacri la Francia al Sacro Cuore di Gesù e consacri la sua famiglia al Sacro Cuore di Gesù e che in tutte le bandiere di Francia e dell'esercito francese sia messo il simbolo del cuore sacro di Gesù. Il re, con grande, sapete, no, i sovrani, quelli che si credono onnipotenti, immortali, rispose in maniera sprezzante, disse: alla mia nazione basta l'esercito mio, alla mia famiglia basto io. E rispose così e la mandò via. 100 anni più tardi, 1789, esattamente 100 anni più tardi, scoppia la rivoluzione francese. L'esercito del re di Francia fu completamente distrutto e la famiglia reale ghigliottinata uno dietro l'altro. Ma qual è la cosa interessante a cui si riferisce Gesù, è che Luigi XVI, quello che finì ghigliottinato, si ricordò di questa cosa, di questa richiesta che era stata fatta al nonno. E a quel punto, vistosi ormai di fronte alla ghigliottina, disse al Signore che avrebbe fatto assolutamente questa consacrazione al Sacro Cuore se gli fosse stata salvata la vita. Ma non ci fu più niente da fare, era troppo tardi, era troppo tardi. Allora Gesù si riferisce a questo. La faranno, ma sarà troppo tardi. E in una lettera successiva, molto interessante, anzi la faranno tardi, quando, dice, la Russia, sempre Gesù, avrà già diffuso i suoi errori in tutto il mondo. E gli errori della Russia ci sono oggi in tutto il mondo. L'ateismo pratico che viviamo qui in Occidente, che cos'è se non l'errore partito dalla Russia? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in settimana che l'anno scorso, e soprattutto media degli ultimi anni, sono stati 73 milioni e 300 mila gli aborti in un anno solo. Sapete cosa vuol dire questo? Che in ogni minuto ci sono 139 bambini ammazzati con l'aborto. Ogni minuto 139 bambini. Da quanti minuti siamo qui noi? Fate il conto. 139 esseri umani unici e irripetibili, su cui il Signore ha scritto un piano, ha dato un'anima immortale, che hanno tanta potenzialità, perché ogni bambino come noi, uomini e donne come noi, uguali identici a noi, con le loro potenzialità, con le loro fragilità, chissà, mi chiedo sempre, in tutti i miliardi di aborti che sono stati fatti ormai, 1.700.000.000 di aborti fatti nel mondo negli ultimi 40 anni, quanti preti erano previsti dal Signore? Quanti padri e madri di famiglia erano previsti dal Signore? E attraverso di loro quanta grazia sarebbe passato? Quanti altri giovani che poi sarebbero diventati preti o si sarebbero sposati sarebbero stati previsti dal Signore? Tutto questo è stato annullato, annullato da una ideologia pazzesca, spaventosa, tremenda. I suoi errori sono stati diffusi nel mondo perché non l'abbiamo ascoltata. Ma ancora più interessante è una lettera che segue dopo. Nel 1936 Suor Lucia di Fatima scrive al suo confessore e dice, intimamente, questo non l'avevo mai trovato, l'ho trovato in questi giorni, era una cosa per me inedita, non l'avevo mai letta. Intimamente, dice Suor Lucia nel 36, ho parlato con nostro Signore della questione
E poco tempo fa gli ho chiesto perché non ha convertito la Russia senza che Sua Santità facesse questa consacrazione. Il Signore in fondo può fare lo stesso, no? Anche senza la consacrazione. E questa fu la risposta che Gesù mi diede. Perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria, per poi estendere la sua venerazione e porre accanto alla devozione al mio sacro cuore la devozione di questo cuore immacolato. Ecco, Gesù vuole questa consacrazione della Russia, la vuole, perché? Perché vuole che questa consacrazione sia conosciuta in tutto il mondo, perché vuole che la devozione al cuore immacolato di Maria, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, sia una cosa conosciuta in tutto il mondo e riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa. Questo vuole Gesù, per cui non ha convertito la Russia, non finora. Carissimi, oggi questa consacrazione è stata fatta, il 25 marzo, lo sappiamo bene. Allora, era chiesto che ci consacrasse la Russia e la Russia è stata nominata. Era chiesto che si parlasse di consacrazione della Russia ed è stata fatta la consacrazione, è stata usata questa parola. E mi permetto di dire che spero che adesso che anche l'attuale pontefice ha usato la parola consacriamo a te l'Ucraina e la Russia, spero che tanti teologi che in questi anni hanno voluto fare scuola alla Madonna, scuole di teologia, dicendo alla Madonna che non deve dire consacrazione ma affidamento, perché non ci si consacra alla Madonna, spero che adesso la mettano via, si mettano a tacere, visto e considerato, ripeto, che anche il pontefice ha usato la parola consacrazione dell'Ucraina e della Russia. Qualcuno dice ma ha usato anche Ucraina invece di Russia solo. Nel 17 l'Ucraina faceva parte della Russia. E qual è il problema? Sono cose secondarie queste. Era chiesto che fosse stata fatta con tutti i vescovi del mondo e così è stato fatto, perché tutti i vescovi sono stati coinvolti. Questa consacrazione, si può dire tutto quello che si vuole, è stata fatta questa consacrazione. Allora, è tardi? Sì, è tardi, ma come dicevo l'altro giorno, la Madonna non ha detto che se anche è tardi non l'avrebbe comunque accettata questa consacrazione. Certo, avremmo potuto evitare un sacco di cose. Avremmo potuto evitare questa infestazione diabolica, avremmo potuto evitare anime che rischiano di perdersi eternamente, avremmo potuto evitare un sacco di cose. Probabilmente, visto che il Signore l'aveva chiesta nel 30 e poi nel 35, probabilmente avremmo evitato anche la Seconda Guerra Mondiale, o forse l'avremmo vissuta in maniera diversa. Forse, dico forse, soltanto il Signore è il padrone della storia. Cosa dobbiamo aspettarci allora da questa consacrazione al cuore immacolato di Maria, la quale, ripeto, non è un atto magico? Attenzione, cosa vuol dire che non è un atto magico? Che bisogna continuare nell'opera di preghiera, nell'opera di conversione? Siamo qui i primi sabati del mese perché? Perché facciamo la Via Cruce il primo sabato del mese noi? Per ricordare proprio il primo sabato chiesto dalla Madonna. Dobbiamo riprendere a fare i primi sabati del mese, perché anche questo aveva chiesto la Madonna. La consacrazione della Russia e la pratica dei primi sabati del mese con la comunione riparatrice, che è sempre più difficile trovare una messa il sabato, si trovano tutte le prefestive, questo sì, ma il sabato è sempre più difficile trovare una messa. Ecco, allora, fatalità il giorno dedicato alla Madonna, no, è sempre più difficile trovare una messa il sabato, scarsità di preti, tutto quello che volete, ma vediamo se riusciamo. La confessione può essere fatta 8 giorni prima o 8 giorni dopo il primo sabato del mese, ma se è possibile, possiamo continuare, dobbiamo continuare con questa opera del primo sabato, perché i primi sabati, anche la Via Crucis, non ci sono i sacramenti, non c'è la confessione qui, in questo monte, ma comunque abbiamo fatto una via penitenziale, abbiamo chiesto perdono per noi e per i nostri cari. E allora, che cosa dobbiamo aspettarci da questa consacrazione, ripeto, se continueremo a viverla, se continueremo a calarla da livello generale a livello personale? Perché dobbiamo continuare ad aprire, ad estendere questa consacrazione al cuore immacolato di Maria a tutti i nostri fratelli. Perché le cose generali sono importanti, certo, ma poi bisogna calarle e viverle quotidianamente e personalmente. Dobbiamo estendere questa consacrazione di tanti figli, di tanti nostri fratelli al cuore immacolato di Maria. Ecco, allora, noi speriamo, noi siamo convinti che questa consacrazione, nei tempi che Dio sa, porterà prima di tutto a quello che ha detto la Madonna, la conversione della Russia,
La quale conversione della Russia, attenzione, non significa semplicemente che cambia regime, significa ritorno all'unità cattolica. Se vi ricordate che una volta la Russia era chiamata la terza Roma, Roma, Bisanzio, Mosca, le tre Rome, tre Roma, no? La terza Roma. La vera conversione della Russia si avrà quando anche la Chiesa ortodossa tornerà all'unità cattolica, all'unità con la sede apostolica. Quella è la conversione di cui parla la Madonna, non una conversione così fatta a modo perché cambiamo regime o cambiamo qua o cambiamo là. La vera conversione è questa. Ci aspettiamo anche che questa consacrazione porterà il trionfo del cuore immacolato di Maria, anche nel rinnovamento della fede cattolica che ne ha bisogno, per tornare a una fede più pura, una fede integra e non mescolata da dichiarazioni eterodosse. E Dio solo sa cos'altro, una fede pura, una liturgia sacra, veramente sacra, un ritorno alla santità della vita cristiana. Questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Se la Madonna parla di trionfo del suo cuore, vuol dire che il trionfo deve venire nel cuore prima, avete capito? Nel cuore deve avvenire questo trionfo, altrimenti non cambia niente. Se anche cambia qualcosa all'esterno, cosa volete? Che ci sia il sole o che piova, cosa cambia se l'uomo non cambia? Non cambia nulla. È chiaro che deve essere un trionfo nel cuore delle persone, un trionfo, un cambiamento nel cuore nostro. E questo noi lo dobbiamo già anticipare con la nostra conversione, con la nostra consacrazione. E terza cosa che ci aspettiamo dal trionfo, da questa consacrazione, sarà che anche la società tornerà ad essere cristiana. Ma perché la società torni ad essere cristiana, bisogna che Cristo regni nella società. Questo sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, la conversione della Russia, un rinnovamento profondo della fede cattolica, della Chiesa cattolica e un grande ritorno della società civile anche per dare al mondo un tempo di pace e serenità come mai conosciuto prima. Lo dice la Madonna, lo dice qui la Madonna, e sarà dato al mondo un tempo di pace e giustizia come mai conosciuto prima. Questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria. E allora, carissimi, noi stiamo attendendo che Gesù manifesti la madre sua. Il 15 agosto del 2003 lei, la Madonna stessa, qui su questo monte l'aveva detto: Dio vuole rivelare al mondo tutta la grandezza, l'epifania della madre sua e vostra, l'epifania della madre sua e vostra. Siamo questo, è questo che noi stiamo attendendo, carissimi. E guardate che parlare della Russia in questo momento non significa dire che Putin è un santo, come taluni hanno capito o hanno voluto capire o hanno capito, creduto di capire. Non si tratta di incensare nessuno, perché Putin sta facendo i suoi interessi geopolitici come li sta facendo l'America, come li sta facendo la Cina. Nessuno è innocente in queste guerre, nelle guerre, nessuno lo è. Ma secondo la teologia della storia, però, Dio scrive dritto nelle righe storte, e attraverso queste cose che stiamo vivendo oggi, il Signore saprà come inserire la sua mano, saprà come inserire il suo cuore, la Madonna saprà come convertire, come cambiare, come dare al mondo un tempo di pace e giustizia come mai conosciuto, come nemmeno noi ci possiamo aspettare. E quindi dobbiamo continuare a lavorare con fiducia, lasciamo stare mille considerazioni del mondo, guardiamo ai fatti oggettivi. Lasciamo stare le persone, guardiamo i fatti oggettivi, questi fatti oggettivi di un qualche cosa che comunque il 25 marzo scorso è avvenuto. E allora, carissimi, di fronte a tanto male nel mondo, di fronte a tanta confusione nel mondo, ricordiamoci le ultime parole della Vergine. Richiamerai al coraggio, non siate complici con i distruttori dell'opera di Dio per non cadere sotto il giudizio. Come si fa ad essere complici dei distruttori dell'opera di Dio? In due modi si può fare, o lavorando con quelli che distruggono l'opera di Dio e lavorando insieme con loro, ma credo non sia il nostro caso, ma attenti perché c'è anche un altro modo molto subdolo per lavorare col demonio, il silenzio, tacere. Il silenzio molte volte è colpevole, stiamo attenti perché molte volte il nostro silenzio alimenta le opere del male. E siccome la Madonna ha detto non basta tenere unito il piccolo gregge ma si corra a chiamare i lontani, noi dobbiamo andare a richiamare i lontani. Anche se i lontani non ne vogliono sentir parlare, dobbiamo farlo, perché chi tace acconsente. Chi sta zitto si potrebbe anche caricarsi di un peccato di omissione, che poi, come ben sappiamo, bisogna scontarli.
Ecco allora, ascoltatemi, figli miei, ascoltatemi. È tardi, figli miei, ascoltatemi. Vi benedico, la Madonna ci benedice, cioè ci dà la forza per continuare il nostro cammino verso la Pasqua, verso il trionfo del suo cuore immacolato, verso una purificazione che, come abbiamo detto, deve avvenire, ma che forse questa consacrazione attenuerà un po', abbrevierà e alleggerirà, finché si realizzerà quel meraviglioso piano che la Madonna, di cui la Madonna ci parla da 105 anni, questo suo trionfo, trionfo del bene, trionfo dell'amore, trionfo della fede, trionfo della concordia, trionfo di tutto ciò che oggi purtroppo non c'è. Sia lodato Gesù Cristo. E vogliamo concludere la nostra Via Crucis con una preghiera in questo tempo per la pace, soprattutto per la pace in Ucraina, per la pace nella guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma anche di tutte le altre guerre che ci sono nel mondo. E in questo pregare per la pace, preghiamo anche per la pace in tanti cuori che sono traviati dall'odio, che sono traviati dalla divisione, dal rancore, dalla vendetta. Ecco, vogliamo pregare per queste persone o che sono arse dalla gelosia, dall'invidia, da tutti i peggiori sentimenti di questa terra, tutti i sentimenti che dividono e non creano unione. Dio dei nostri padri, grande, misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfidia e le insidie del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo supplichevoli che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'Amore, di San Giuseppe e di tutti i santi e dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo.
apriamo a te. A te, regina dell'amore. A nome del movimento Regina dell'Amore, a voi e alle vostre famiglie i più fervidi auguri di una santa Pasqua di risurrezione, e sia veramente tale nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e per il mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo.